Abbiamo visto la volta scorsa il momento della porta, una cara proprio tagliata, c'è un corpo esteso, momento rispetto a un punto O della forza F, è un vettore che dipende non solo dall'intensità della forza, ma anche dalla posizione dove la forza viene applicata, ok? E dall'orientazione della forza. Abbiamo visto perché è necessario introdurre questa quantità. Quando si va a applicare una forza a un oggetto esteso, l'effetto dell'applicazione dipende dall'orientazione della forza in quanto vettore, d'accordo? Ma anche da dove l'applico. Il soggetto non è più un punto materiale. Abbiamo visto le caratteristiche del momento e la sua immediata applicazione, che è quella delle leve. Le leve sono un'esemplificazione immediata, diretta del concetto di momento. Se nello stesso modo, se ho un oggetto esteso di forma strana e applico non solo una forza ma più di una forza, okay, allora supponiamo per esempio, ecco, nel punto 1 la forza F1, nel punto 2 la forza F2 e li applico in punti diversi, allora queste avranno un duplice effetto. Avranno un effetto di sicuramente spostamento di traversa, di rotazione. D'accordo? Dal punto di vista della forza risultante, di un principio della dinamica, parlo di forza risultante, cioè della somma vettoriale delle due forze. Però a questo punto diventa importante sapere dove devo considerare applicata questa forza. La somma vettoriale delle forze mi dice, guarda, applicare queste due forze è equivalente, cioè ha lo stesso effetto, che applicarne una che sia la somma vettoriale delle due. D'accordo. Però abbiamo visto anche che è importante il punto dove viene applicata la forza, non solo la grandezza del vettore forza. Allora, di fatto, sempre applicando i momenti, ma per farlo un pochettino più semplice, è sufficiente considerare le due rette sulle quali le forze si trovano. F1 si trova su questa retta, la volevo usare, pazienza, mentre F2 si trova su quest'altra retta. Ok? E la somma vettoriale delle due forze quindi produce un effetto equivalente alla forza risultante che è data da F1 più F2 con tutte le regole del caso, come si sommano vettorialmente le forze, e posso considerarla applicata nel punto dove le due forze hanno le rette di applicazione che si incrociano. È tutto chiaro? Quindi sommo vettorialmente le due, la forza risultante, vediamola in verde, più o meno applicata in questo punto. Ok? Se le due forze sono già allineate, è sufficiente pensare al punto dove le due forze sono applicate al corpo esteso per dare l'effetto. Se invece sono parallele, cioè se questo punto non esistesse, cosa faccio? Faccio un altro cambio pagina. È chiaro questo? Quando abbiamo visto il punto materiale è facile fare la somma delle forze risultanti, perché l'oggetto è un solo punto, è ovvio che l'applico lì. Ma se è esteso, dove posso pensare l'applicata? Risposta: se non sono parallele, nel punto di intersezione delle due rette di applicazione. Se sono parallele, fatemi disegnare per esempio, per semplicità, un'asta dove ho due forze, una grande e una piccola, e F1
e 2, supponiamo che siano parallele, la forza risultante, sempre F1 più F2, sommatela parallelamente, la considero applicata in un punto, chiamiamolo P, in modo tale che la posizione di P rispetto ai punti di applicazione delle due forze, quindi L1 e L2, siano inversamente proporzionali alle forze stesse. Ipotesi, se F1 fosse il doppio di F2, questo segmento è la metà di questo. E trovo in questo modo il punto dove considerare applicata la risultante. Un punto particolarmente importante dei corpi estesi è il cosiddetto baricentro. Se il corpo è omogeneo, supponiamo per esempio che sia che deriva, come insegnato, dal greco, la parola bar significa peso, è il centro, il punto dove si intende applicata la forza peso. Se il corpo è esteso, okay, ogni sua singola parte ha un suo peso, ma il peso complessivo dove lo considero applicato? In un punto che si comporta come se tutta la massa del corpo fosse concentrata lì. Okay. Se il corpo è una figura geometrica semplice, faccio l'esempio, se è un disco, il baricentro è il centro geometrico. Quando un corpo ha una particolare simmetria, come un cerchio, il baricentro e il centro geometrico coincidono se il corpo è omogeneo. Oppure se ho un'asta omogenea, il baricentro è il centro geometrico. Se ho un quadrato, anche qui, è il centro geometrico. Se ho un rettangolo, idem, l'incrocio delle diagonali, e che dice? Questo è il punto, ha la particolare proprietà che se, immaginate che questo sia un disco anche di legno, di metallo, quello che volete voi. Il baricentro è il punto che ha questa proprietà, si comporta come se tutta la massa dell'oggetto fosse concentrata in quel puntolino lì. E quindi prendo il peso come applicato nel suo baricentro. Se invece l'oggetto non ha simmetrie, in un caso semplice, se avessi un'asta, okay, lunga L, e però su questa asta ho una pallina che ha una massa M, su questa estremo una pallina di 2M, questo non è più simmetrico. Il centro geometrico non è più il baricentro. Perché? Perché questa parte pesa di più. Ok? D'accordo? Quindi se il corpo è fatto di diversi oggetti, ciascuno di massa M1, M2, M3, eccetera, 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 cioè lo considero fatto da diversi cose semplici, allora il centro di massa è un punto la cui posizione, supponiamo per esempio di voler trovare il centro di massa di questo oggetto, quest'asta. Supponiamo che M grande sia la massa dell'asta lunga L. Poi qui ho una pallina di massa M e qui una pallina di massa 2M. Ok? Allora prendo per esempio un sistema di coordinate, chiamiamolo X, dove qui M è nello 0, 2M è nella coordinata L, e il centro di massa dell'asta sarà in L mezzi. Tutto chiaro? Allora, per definizione di centro di massa, il centro di massa è un punto la cui posizione
è la stessa che avrebbe l'oggetto se tutta la massa fosse lì dentro, in quel punto lì. Quindi la massa dell'intero oggetto cos'è? Massa totale, che sarà m piccolo, m grande, più due volte m piccolo in questo caso, per la posizione del centro di massa, che non sappiamo ancora quant'è, ma la stiamo per trovare, che vale il prodotto tra massa e posizione di ogni sua parte, quindi m, questo è il corpo numero 1, il corpo numero 2, il corpo numero 3, m1, x1 più m2, x2 più m3, x3. Ora, m1 c'è nella posizione 0, quindi m per 0 fa 0. M2 sta nella posizione L, quindi ho M1 per 0 più la massa è 2 volte M per L più M grande per L mezzi. Quindi nel nostro caso, in questo esempio particolare, per trovare la posizione del centro di massa divido questa somma e diviso la massa totale e ho la posizione del centro di massa. Detto in parole povere, se ci riesco, la posizione del centro di massa è la media delle posizioni degli oggetti che formano il nostro sistema, dove la posizione di ciascun oggetto è valutata, ha un'importanza pari alla massa del suo della parte. Quindi se qui la massa è doppia di questa, è chiaro che il centro di massa si è spostato più verso destra che non verso sinistra, che questo conta più di questo, perché è più massiccio. Ok? È un po' come quando fate le medie dei voti di fine anno. Ok? Se prendete 6, 7 e 8, la media è 7. Perché? Perché ognuno dei tre voti conta per uno. Ma se prendete 4 volte 7 e 1 volta 6, non potete fare 6 più 7 diviso 2. Il 7 conta di più, perché appare più frequentemente, è più importante. Quindi conterà come 4 volte il 6. Quindi la media è sbilanciata verso il voto più frequente. Qui è uguale, il centro di massa è sbilanciato, cioè è spostato verso l'oggetto che è più massiccio. Per tener conto di questo si moltiplica la posizione delle varie componenti per la massa di quella componente. Di conseguenza, nel nostro caso, il centro di massa di quell'altra vale, al numeratore avremo 2 volte ml più m grande L mezzi fratto la massa totale, che è 3 volte m piccolo più m grande. Ok? Più in generale, la massa del centro di massa di un sistema con tante parti sarà m1 x1, massa del primo componente per la sua posizione, più m2 x2 più tutti quanti i termini fino all'ultimo mn xn, dove n è il numero delle parti, fratto la massa totale m1 più m2 più fino a n. Sembra complicato, ma non lo è, perché c'è una strategia semplice per trovare il centro di massa di un oggetto strano. C'è uno strumento matematico che permette di fare questo calcolo in modo pseudo semplice, lo vedremo forse l'ultimo anno, l'anno prossimo. Se ho un oggetto esteso di forma irregolare, strana, è duro andare a trovare quella grandezza, perché devo suddividere il corpo a priori in infinite parti. Quindi devo andare a valutare la posizione di ogni singolo atomo. Diventa poco pratico. Posso fare invece così. Supponendo di dover valutare il centro di massa di questo oggetto in forma totalmente irregolare. Ok? Dove sta il centro di massa?
faccio così, prendo un chiodino, appendo il mio oggetto per un punto che sicuramente non è il centro di massa. Difficile che imbrocchi proprio quello al primo colpo, a me non è mai successo. Lo prendo per il punto A. Ora supponiamo che il centro di massa sia qui. Se così fosse, non sarà lì, ma siccome il centro di massa non è sulla verticale, okay, se il corpo si comporta come se tutto il peso, la massa fosse qui, e il sistema è vincolato a ruotare attorno a questo punto, perché se lo inchiodo questo non si sposta, allora questa forza, il peso, fa ruotare l'oggetto in questo modo, produce un momento non nulla, okay? Fin tanto che il centro di massa non va a cadere lungo la verticale, perché solo in quel caso non produce nessuna rotazione, perché in quel caso il momento è zero, perché vettore posizione e vettore forza sono paralleli. In questo caso, ripeto, il momento è diverso da zero. Se il corpo fosse qui, il momento sarebbe nulla e il sistema è in equilibrio. Ok, quindi prendo un righello e traccio sul mio corpo una riga, un'asta, un segmento lungo la verticale. Non so dove è il centro di massa, ma una volta che il corpo è in piede, traccio la verticale che passa per A. Poi lo faccio anche per un altro punto. Sospendo lo stesso oggetto, ma rispetto a B. Lo inchiodo, ma qui. Ok? Questo si posiziona lungo la verticale, ruota finché non va in equilibrio, la rotazione si smorfono per attrito, e si ferma solo quando il centro di massa sarà sulla verticale per B. Ma anche in quel caso traccio la riga della verticale che passa per B. Adesso dovrei ruotarlo, mettiamo che la verticale sia questa. A quel punto ho risolto il mio problema, perché è chiaro che l'unico punto che sta su entrambe le verticali è questo. E quello necessariamente sarà il centro di massa. E se non ci credo? Beh, è sufficiente che io inchiodi il mio oggetto per questo punto. Se metto il chiodino qui, cosa succede? Qualunque posizione lo metta rimane lì, perché il momento è nullo, non perché è nulla la forza, perché è nullo l'allineamento, ma perché è nullo R. Se il peso è applicato qui ed ho trovato correttamente il centro di massa, nella equazione del momento, pardon, eccolo, è questo che è zero, perché la posizione in cui applico la forza è esattamente il centro di massa, quindi il momento è nullo qualunque sia l'orientazione del mio corpo strano. In questo modo ho trovato il centro di massa. Basta fare due, prenderlo due volte. Ok? Posto che ho trovato il centro di massa, un'applicazione importante del centro di massa è il concetto di equilibrio. L'equilibrio è di diversi tipi. Se per esempio prendiamo l'equilibrio del punto materiale, supponiamo di avere un piano orizzontale, e ho una pallina puntiforme. Questo punto e questo punto sono punti entrambi di equilibrio. Dovunque la sposti, okay, la pallina rimane lì, perché su questa pallina sono applicate due forze, il peso e la reazione vincolare. E se il piano è orizzontale, dovunque la metto, le due si bilanciano buonanotte. Sono tutti punti di equilibrio indifferente, perché se cambia la posizione
Qualunque nuova posizione è anch'essa una posizione di equilibrio, cioè la risultante rimane zero. Se invece la metto dentro una scodella, vado in cucina, mi viene fame, ma prima di farmi la merenda metto la pallina nella scodella. Allora, se la metto in questa posizione, qui l'equilibrio non è stabile, perché le due forze applicate, il peso e la reazione veicolare, non sono allineate. La forza risultante, che è questa, sposta la pallina verso il fondo. Qui peso e reazione veicolare si bilanciano. Questa è una questione di equilibrio stabile. Perché? Perché qualunque deviazione da questo equilibrio riporta la pallina in quella posizione lì. L'equilibrio diventa stabile se ogni piccola deviazione dalla posizione di equilibrio la pallina è soggetta a forze che la riportano nella posizione di equilibrio. Allora l'equilibrio si chiama stabile. Viceversa, se prendo invece una scodella e la rovescio, l'unica posizione di equilibrio è quella sulla sommità. Ma questo è un equilibrio instabile, perché qualunque altra posizione, la metto qui, reazione veicolare, peso, la risultante la allontana dalla posizione di equilibrio. In quel caso l'equilibrio è instabile. Ogni minima variazione di equilibrio la allontana dalla posizione di equilibrio senza più tornarci. Ok? Se ho un corpo esteso, invece che un corpo puntiforme, rimangono le stesse definizioni di equilibrio stabile e instabile. In particolare abbiamo appena visto i corpi appesi. Se per esempio ho, che ne so, un quadro, rimane in equilibrio quando il punto di sospensione è sulla stessa verticale che passa per il centro di massa. Qui ho QCM. In questo caso ho una situazione di equilibrio stabile, perché se sposto il quadro un po' a sinistra o un po' a destra, il non allineamento tra forza e reazione veicolare tende a riportare il quadro sulla posizione verticale. L'equilibrio è stabile, come quello del pendolo, uguale. Il pendolo oscilla attorno a una posizione di equilibrio stabile. Se inserisco, se tengo conto dell'attrito, l'attrito smorza l'ampiezza dell'oscillazione e quello si ritrova ad essere disposto lungo la verticale in quieta riposo. Se invece appendessi il quadro, perdonate il mio disegno, con il centro di massa sopra, cioè a quota più alta della posizione di equilibrio, del punto di sospensione, questa posizione è di equilibrio instabile, perché una minima deviazione dell'equilibrio lo porta ad allontanarsi il più possibile dalla posizione di partenza. Cioè ho equilibrio anche se il CM è allineato ad O, la quota più alta di O, però quell'equilibrio è instabile per lo stesso motivo. Se invece non lo faccio, perché sennò rovino il quadro, ma se lo appendessi per il centro di massa potrei metterlo in qualunque posizione e lo quadro starebbe bene. L'equilibrio è indifferente. D'accordo? Questo per il corpo appeso. Per uno appoggiato, se ho, volete che questo sia, non lo è, ma se fosse rigido, così la posizione è di equilibrio stabile, dovunque lo metto rimane dov'è. Se lo inclino e lo lasciassi andare, ruota. Ruota in che modo? In modo tale questo, qui ho il centro di massa, qui ho il punto d'appoggio, l'unico punto fisso è il punto d'appoggio, teniamocelo buono, quindi calcoliamo i momenti rispetto a questo punto. Ok, se il CM non è sulla verticale, allora il peso applicato al centro di massa, questo è R, questo è il peso,
tende a produrre una rotazione verso destra, R vettore F, ok? Finché la rotazione viene bloccata dal fatto che la superficie del piano ostacola ulteriore moto del corpo. D'accordo? Quindi ruota fin tanto che il centro di massa non assume la quota minima possibile. Quella è una posizione di equilibrio stabile. Più avanti vedremo anche un'altra ragione per cui succede questo. D'accordo? Se invece il punto di equilibrio sta dall'altra parte, cioè dall'altro lato rispetto alla verticale, la rotazione viene nell'altro senso. Potete fare un altro disegno. Buonanotte. Non riesco a cambiare mai il colore così. In questo caso il centro di massa è oltre la verticale però, quindi il corpo ruota nella direzione opposta, il verso opposto. Ok? Quindi per esempio, se questo è il mio carrello della spesa e io lo inclino un pochetto, se lo inclino, questa è l'apertura del carrello, queste sono le rotelle, se lo inclino un pochetto e lo faccio andare, torna in posizione di funzionamento normale, tra virgolette. Se lo inclino troppo e la verticale attraverso il centro di massa va oltre il punto di sospensione, di contatto col pavimento, si rovescia tutto. E la commessa mi corre dietro con la scopa, col mattarello, con qualsiasi cosa si trova lì vicino. Ok? Proviamo a fare qualche esercizio. Posso andare avanti? Supponiamo di avere un'asta lunga L 120 cm, 1,20 m, che è vincolata a ruotare attorno a un suo estremo O. Può ruotare in questo senso. All'estremo libero, chiamiamolo A, è applicata una forza F, la cui intensità è di 25 N ed è perpendicolare all'asta stessa del vettore O. Qual è il momento della forza, quanto misura il momento della forza F rispetto ad O? Attenzione, quando parlo di momento della forza è indispensabile specificare rispetto a quale punto. Ok? Il momento della forza vale vettore posizione del punto di applicazione per vettore forza. Siccome il vettore R è OA, questo vale R, e il vettore F definiscono, stanno sul piano della lavagna, il momento sta nel piano perpendicolare alla lavagna. Allora verso entrante o uscente? Viene in fuori o va in dentro il nostro momento? Cioè la rotazione è oraria o antioraria? Se spingo quest'asta in qua e questo è fermo, ruota in senso orario o antiorario? Antiorario. Antiorario, quindi il momento esce o entra? Esce. Esce. Verso positivo è quello antiorario. R, vettore F, il dito esce.
Nella situazione inversa, se O fosse al posto di A e A è al posto di O, quindi la forza è qua, il punto è qua, avrei la rotazione opposta. Ok? Se cioè, in senso orario, il verso sarebbe entrata. Quanto vale numericamente? Beh, la lunghezza di M è RF sen alfa, ma alfa è pi greco medio, 90 gradi, il cui seno vale 1. Quindi il momento è un vettore la cui intensità è R 25 newton per L 1,20 metri, quindi 1,20 metri per 25 newton. Fatemi scrivere in un altro foglio. L'intensità del momento vale R F sen alfa, ma sen alfa vale 1 dato che alfa è di 3 metri, R 1,2 metri, F 25 newton, orario della favola, effetti collaterali. Newton per metro. Ok? Altre domande? Altro esercizio? Stavolta ho a disposizione una ruota di bicicletta, una ruota, che può ruotare attorno a 8. Il raggio della bicicletta è di mezzo metro. E sul perimetro della bicicletta sono applicate due forze. F1, questa, e F2, scusate, F2 è questa che forma un angolo di 60 gradi col raggio, mentre questa è perpendicolare al raggio. 60 gradi pi greco terra. Qual è il momento totale o risultante delle due forze? E soprattutto in che verso ruota la bicicletta? Allora, il momento totale, essendo le due forze complanari al piano della ruota, sarà comunque diretto perpendicolarmente alla ruota. Prendiamo come positivo il verso uscente, quindi la forza F1 avrà un momento positivo o negativo? Positivo significa rotazione antiorario. Positivo, quindi chiamiamo M1 col più il momento della forza F1. La forza F2 avrà un momento negativo, perché tende a ruotare in senso orario. Quindi mettiamo meno M2. Questo è il momento totale. Adesso calcoliamo i due momenti. M1 è quello più facile, perché vale R il raggio per F1, il seno 90 gradi, quindi vale 1. Quindi ho mezzo metro per... Ah, non ho dato i valori delle due forze. F1 è 10 newton, F2
8,5 newton. Quindi il momento della prima forza vale mezzo metro per 10 newton, 5 newton per metro. Ok. M2 lo ridisegno, questo è R, questo è F2, questo è 60 gradi, M2 vale R, F2, seno di 60, o seno di pi greco, terzo. D'accordo? L'angolo tra le due direzioni dei due vettori. Quindi, mezzo metro per 8,5 newton per... Quant'è il seno di pi greco terzi? Radice di 3 metri. Quindi viene 8,5 diviso 4 per radice di 3 newton per metro. Approssimando, diviso 4, 3,68 circa newton per metro. Quindi la nostra bicicletta subisce un momento totale che vale 10 newton per metro meno 3,68 newton per metro, cioè 6,32, ditemi se ho fatto il calcolo bene, newton per metro col segno più. Quindi ruota in senso orario o antiorario? La nostra ruota è questa qui, questa è F1, F2, ruota in senso orario. Adesso qui antiorario, in senso positivo. Perché è più grande il momento che è il segno più. Ma è vero, non era 5. Sì, chiedo scusa, perché c'era 10 newton per mezzo metro, 5 newton per metro. Certo, ho confuso il momento con la forza. Chiedo scusa, correggo. Non 10, bensì 5. Grazie di avermelo fatto notare. Per nostra fortuna la conclusione è la stessa, solo che sono 1,32. Cioè. Grazie. Ok? Quindi chiaro? Velocissimo, se ci riesco, facciamo anche questo concetto. Quando andate in bicicletta, appoggiate le mani su il manubrio, che può essere schematizzato come un'asta orizzontale. Qui c'è il manubrio, ci sono le due maniglie. Per riuscire a sterzare o a girare la bicicletta, in realtà non agite né su questo da solo né su questo da solo, ma agite su entrambi. Applicate quello che si chiama una coppia di forze. Ok? Una per coppia di forze si intende due forze che abbiano stessa intensità, stessa direzione, ma verso opposto, applicate però in posti diversi. Prendiamo per esempio F1 ed F2. F1 è parallela a F2, ha la stessa intensità,
ma a versi opposti. Il primo principio della dinamica dice che la risultante è zero, non produce uno spostamento globale del manubrio, ma solo una rotazione, perché è vero che la risultante è nulla, ma il momento totale non è nullo, perché la prima forza produce una rotazione in senso antiorario, così come la seconda, quindi i due momenti si sommano, pur se le forze sono opposte. Ok? L'effetto totale è doppio. Quindi supponiamo che di chiamare A e B gli estremi e O il centro, che L sia la lunghezza di AB e che l'angolo alfa sia quello che sta tra la direzione del DF e la direzione del manubrio del nostro segmento AB. Allora, per il momento della prima e della seconda forza, il momento M1 vale F1 per il segmento OA per il seno di alfa. OA vale L medio. L2 è F2 per OB per seno alfa. Anche OB vale L medio. I due momenti di fatto hanno lo stesso verso, quindi si sommano. E le due forze hanno la stessa intensità. Cioè, se scrivo senza vettore non sarà che metto il meno, perché l'intensità è la stessa. Quindi il momento totale o momento di una coppia vale F1 che è F per OA che è L mezzi per sen alfa più F2 che è F OB che è L mezzi per sen alfa, cioè il doppio di questo, quindi viene F per L per sen alfa. Se torniamo un attimo al disegno, prendiamo la proiezione di O sulla retta E, questo è distante, questo è un triangolo rettangolo. Ok? L mezzi è il tappeto, L mezzi sen alfa è questa distanza, L sen alfa è tutta questa, che si chiama braccio della coppia. Per braccio della coppia si intende la distanza tra le due rette di applicazione. Quindi per il momento della coppia posso prendere il valore di ognuna delle due forze, quello che chiamo braccio, cioè la distanza tra le due rette di applicazione della forza. È chiaro che il momento è massimo quando la coppia è perpendicolare al manubrio, mentre è nullo se la coppia è parallela al manubrio, perché in quel caso il braccio è zero. Ok? Grazie, arrivederci alla prossima puntata.